Ciao a tutti ragazzi, buona serata, buon lunedì sera a tutti. Ditemi per favore se mi sentite le solite cose, si vede bene, si vede così cos'ha. Meno poi possiamo partire. Ciao Cristian. Perfetto. Sì, legna time. Si parte. Se vedete qualche albero, e per qualche albero intendo due alberi in meno, perché oggi ho fatto la puntata, ho tagliato due alberi che comunque vedrete domani. Non è nulla di speciale, ma dato che stasera non potevo registrarla. Non potevo registrare la sera, ho deciso di registrare al pomeriggio qui. Ciao, da un po' che non vengo a vedere live. Ciao Julius, non è te che non vieni a vedere live, sono io che non li ho più fatti. Mi pare che nell'ultimo tu ci fossi stato. Perfetto, qui iniziamo a bomba subito con gli alberi che si fiondano. Eh sì, appunto. L'ho detto, ma tu avrei avuto il ritardo e non avrei visto. Comunque, non so se... non so se avete visto... No, non so se tagliamo... No, tagliamo prima questi. Non so se avete visto, ma giusto... Io dico pochi minuti fa, ma comunque potrebbe essere anche stamattina. Perché io da stamattina che non vengo al PC, cioè ho registrato... Un attimino la puntata, ho trovato 20 minuti di tempo, poi basta. Sono stato tutto il giorno a fare l'asfalto qui davanti a casa mia. Per cui potrò saperne tanto quanto niente. Ho visto leggermente tre foto, due, tre foto che ha condiviso CMT del sistema di lavoro di Farming Simulator 17, lì il sistema dei terzisti, insomma. So che da un po' che non fai niente, non c'ero. Ah, allora, ok. Come non detto. Ora vedremo, non so se facciamo tutta la sera stall, eh. Sì, stall, tutta la sera legna. Potremmo fare un po' qualcos'altro. Inizio già a proporvi i giochi. Sì, l'ho visto anch'io, quelle del conto terzi. Sì, quelle lì. Comunque... Boh, sembra iniziare bene. Io sinceramente, vabbè, queste cose qui le dirò anche nella puntata di domani. Comunque, all'inizio ero molto tentato a vedere come fosse. Non sapevo neanche se prenderla all'inizio, ve lo dico, Farming Simulator 17. E invece, adesso sono davvero molto molto curioso. Domani... Oh, ma ci stai fermo? Domani assieme a ETS esce questa serie qua, la 18ª puntata. Purtroppo oggi resterò pochissimo perché vado fuori a cena, non c'è problema, Julius. Come sai, non è obbligatorio stare in live. Io l'ho fatto perché devo andare avanti con la legna. Per cui magari per mostrarvi anche qualcosina di diverso. Ah, diamo una spintina piano perché ho modificato. Vaffanbrodo. Ho modificato sta mod ed è troppo potente, ragazzi. Devo rimodificarla. Ngorbu. Su TeamSpeak ci sono Simo e Daniele, ma sono tutti e due mutati. Silenzio che ci è andato. Sono tutti e due mutati, per cui. Aspettate che mi guardo un attimino la qualità del live. Ah, ma non si vede poi così male. Pensavo peggio, sapete. Aspettate che rimetto in pausa, sennò poi lag. Torniamo giù con la chat. Perfetto. Cosa stavo dicendo? Ah sì, che ci sono Simo e Daniele mutati. Magari più tardi arrivano. Non so quanto più tardi, ma arriveranno, insomma. Allora, adesso. Ah, comunque prima vi dicevo altri giochi. Sì, beh, comunque neanch'io.
Un'ora e mezza al massimo, di più no, non posso stare assolutamente. Altri giochi, se poi ci stufiamo di farming, io ve li propongo subito. Oh, il solito Euro Truck, American Truck, Farming, vabbè, Farming non ha senso. Poi MXGP, MotoGP, Valentino Rossi, scusate. MotoGP, no. Penso basta. Sì, più o meno i giochi sono quelli. E GTA. Che magari ci potrebbe uscire anche qualcosina di bello con Daniele. Non in live, ma qualche volta qualche puntatina. Allora. Perfetto. E magari dopo 45 minuti vai su ETS. Adesso vediamo. Tanto il volante l'ho già preparato perché, ragazzi, ho avuto questo problema, ve lo dico subito. Ho avuto. Questo qui lo lascio un attimo fuori, ce lo metto all'ultimo. Qualche problema, un attimino di ritardo perché. Sul portatile ho Windows 10. Se è una cosa che posso sentitamente dirvi dal cuore, non mettete Windows 10. Ogni volta. È la seconda volta che devo fare live. E questo qui c'è da farsi i suoi benedetti aggiornamenti. Infatti avevo già preparato il telefono con l'app di Hitbox. Ma avete detto di. Scusate un attimo che devo pulirmi il naso. Ok, rieccomi. Ma avete detto di fare live su Twitch? Io sinceramente non so perché non mi faccio su Twitch. So che qui su Hitbox ho iniziato, mi sono trovato bene perché è semplice. Non molto per altri motivi. Perché è semplice, per cui mi basta schiacciare il tasto su XSplit. E sono a posto. Qui vediamo di far cadere quasi. Ah beh, tanto ce l'abbiamo nelle pinze, per cui potevo tagliarlo anche un pochino più in là, poi mi spostavo col trattore. Sì, vabbè, però cadici dentro. Ok, mamma mia. Poi no. Poi tra qualche puntata, ragazzi, voglio comprare. Se continuiamo a fare legna, e questo bosco mi sembra abbastanza prospero. Aspetta che adesso leggo la pappardella un attimo. Che ho perso. Ah, ecco qui. Voglio comprare questo cosino qui. Abbiamo 26 euro, Erano 18, mi pare. Qui. Questo cosino. No, autoload. L'ho scaricato ma non ho manco provato. Questo qui, no? Questo qui. O questo. Uno dei due, insomma, che hanno l'autoribaltamento. Dai, ma tu con il 27 hai avuto problemi? Perché io l'ho provato settimana scorsa e il camion accelerava da solo senza che io premessi l'acceleratore andava all'infinito. Ma è la prima volta che uso il G27? No, perché tu mi sembra che ce l'hai da tempo. Comunque RJL ha pubblicato un. Ah, la prima volta. Ah, chissà perché ero convinto che ce l'avessi da tempo il 27. RJL ha pubblicato un. Il changelog da V2 dei suoi Fendt. Sì, Fendt, Scania, scusate. La prima volta, allora. Beh, dopo andiamo su ETS e ti faccio vedere che facciamo prima. Praticamente. Ciao Andy, Andri K. K, sì. Scritto Rosino, sono un po' lontano, non riesco a vedere, sì. Momento, eh. Ok, dovrei averci anche tra i preferiti, per cui. Eccola qui, guarda che comoda, copia. No, apri il link in un'altra scheda. Scusate un attimo se vedete tutto fermo, sto facendo dal portatile, eh. Per cui in teoria voi non dovete vedere laggare lo streaming. Ah, la pagina è questa. Vai nell'ultimo messaggio. Porca di quella miseria. No, ma quella. Non la pagina Facebook, la pagina. Il thread della. Sulla. Prego. Sul blog della SCS.
No, blog, sul forum. Perfetto. Se vai in fondo mi sembra 241 pagina, no, 141. No, insomma, una delle ultime pagine ha messo il centro. Vedete queste puntine. Fino a che ora dura la live? Fino fai 9:30. È arrivato Simo. Lulegna Rolu. Ciao Simo, buonasera. Guarda che io sono di sotto, Speak. Non so se mai visto. Vediamo quanto riusciamo a fare stasera. E di sicuro riusciamo a estinguere il prestito. Vediamo se riesco a spostare Simo. User was moved to your channel. Ciao. Salve. Salve. Vediamo se riesco a camminare con il joystick. Se mi ricordo i due tasti. No, perfetto. Ah, qui c'è ancora un pezzo. Chi se lo ricordo? No, vabbè, questa. Come ho fatto a salire qua in cima? Vabbè. No, non ci chiediamo cose strane. Allora, prendiamoli subito almeno. Almeno li dobbiamo dire. Allora. Mi sento copiato anche questo farmaco. Perché sai pure io ho tutti i DLC, però io sono ancora indietro perché ho iniziato a trabbiare il 30 con la CR1090. Pure Oh mio qua. Dio, ha copiato anche il farlo vedere. Simo, hai visto le ultime foto news del 17? Come ti, anche quelle uscite tipo qualche. Io non so tanto pratico di queste cose. Però ecco, io ho visto dei miglioramenti a livello grafico e a livello delle texture, però mi avete un terreno dinamico com'è. Eh no, il terreno dinamico non c'è. C'è la cosa che si schiacciano le gomme. Quelle cose lì, ma il terreno dinamico non c'è. Non lo Sì, so. co No, copyright. la teritarica non. Allora, ho parlato con una persona, ha detto che lui lo sa quando esce. Però è un segreto. Però questo non lo può dire, capito? Lo sa quando scappa, ma non lo può dire. Vabbè, capito io, vabbè. Dov'è? Non posso, non ora lo chiedo. È andato, preso il treno, non so, un A freccia casa era rossa. piano, No, dico. sinceramente non avevo voglia di caricarlo perché sapevo che avrei perso tanto di quel tempo e quindi l'ho sparato via. Facile. Ah, L'ha pegnato, sì. guarda. Sì, questo è perché ho modificato la push object, ragazzi. Ci ho dato un po' troppa potenza. Cioè, sto qui è. L'omino è diventato mega palestrato per. Cioè, io volendo. Adesso vi faccio. No, non vi faccio vedere perché l'ho capotto. Giù dire, poi è un casino. Anzi, vi faccio anche vedere. Ma Tanto. lo 7250, no? È scappato solo con le ruote da strada? No. Quello che abbiamo No. sul server è completo di tutte le sue ruote. Ha le ruote doppie, le ruote semplici e un altro o altri due tipi di ruote, ora non mi ricordo. Capito. È uscita la 5.1, che però non l'ho scaricata perché non mi piacciono quelle Mettiamo le faccine, va. ruote. Siete pronti?
essere più paragono. No. Sì, ok. Sì, si capotta, si capotta. In effetti è un po' forte. Cioè, la moda di base non lo muoverebbe neanche il 6R. L'ho leggermente modificato, io mi sono perso. Ah, sti rametti. Rametti. Sti alberelli qua vorrei lasciarli. Andiamo a sud. Cioè no. Madonna, a sud. Ne ho. Andiamo in questa zona più bassa, che in teoria è anche più comoda. Non abbiamo. Poi questi qui li vorrei togliere, vorrei proprio fare piazza pulita. È arrivato anche. Non so, ho visto aggiungersi qualcuno. Sì, non mi dice nulla quella versione lì. Comunque io non ho. Cioè l'ho messo in moto, già avrò fatto 6 minuti di test nemmeno. Cioè ho provato a attaccarci un aratro, una pertecar. La pertecar. E basta. Non è che ci ho fatto più di tanto. Io lo lascerei anche lanciato. Teniamo giù il più alto, questo qua. Non sento quando parli. Tuo live. Ci sente basso? No, io proprio non sento quando parli, è quello il problema. Voi ragazzi mi sentite? Aspetta che controllo. Livelli. Registrazione. No, il microfono è tutto al massimo, Simo. Oh, io no. Voi mi sentite, ragazzi, se mi scrivete? Ma sì, ma per forza mi sentono, prima parlavo. Qui sì, a me no, io no, non ne sento. Non so cosa dirti. Prova a fare F5, a ricaricare. Va bene. Ora ho paura di schiacciare per farlo cadere. No. Non è stato così pericoloso. Piano Dan, che succede come nell'episodio Cuffata. Perché in che episodio è che l'ho capottato? Da meno, sempre se l'ho capottato, perché non me lo ricordo di aver fatto danni. Qui vediamo più o meno, taglieremo qui. Houston. No, Houston è Daniel. Che dice Houston? Houston. Che oltretutto è ancora mutato, non si sa per quanto, ora li mando un poco a vedere. Perché mi sembra strano che stia ancora a mangiare, magari a giocare. Aspetta, sono arrivati 3 messaggi a tempo, non sono abituato. Devo andare, ciao a tutti. Ciao Julius, grazie della compagnia. Sta a magna. No, del rimorchio che la legna esce dal Little Runner. Ah, giusto, sì. Sì. Ciao. Ok, dai. Per fortuna è anche un po' nuvolo, non c'è neanche il sole, non c'è un po' troppo caldo, guardate. Dov'è che è tagliato qui? Lì. Per cui io dovrei andare qui. Più o meno. Poi c'è quella mod che in teoria ti fa la misurazione, ma non. Sinceramente non la metto, perché non. A parte che è un po'. Non è che è complicata da usare, ma è un po' un casino. Cioè, fa misure più o meno giuste. Già tagliato. Sì. Preso. Avrei voluto prendere quelle più grandi gialle, che adesso vi faccio anche vedere. 8 euro abbiamo, mamma mia, ci siamo messi male. Io avrei voluto prendere queste. No, non sono qui, sono in caricatori. Eccole. Queste qui. Solo che poi vabbè, sono andato su questo, sono un po' più piccolino, un po' più reale. Damper serie, dovresti mettere l'Iveco Turbo Star, che sarebbe perfetto. Aspetta che tu. Iveco? Aspetta. Tu che scrivi Iveco? Dumavioi. Sì, infatti, più o meno. Questo poi non ci sta nemmeno. Forestali. Igno. Eh?
sta uno scagna forestale che tra poco uno lo rilascia. Quello la serie C, l'ho visto anch'io. Speriamo che venga rilasciato abbastanza presto, perché è davvero fatto bene. Lo scagna forestale. Poi c'è pure un man forestale con la gru del vetro, capito? Ah, sì, quelli lì ce ne tanti, dovrei avercene anche uno io qua. Lo so che non ti piace il Vivek neanche a me, ma provalo. Se lo dici te farò un'eccezione, dai. Da vedere che li ho tagliati tutti lunghi. Tra l'altro li sto caricando anche tutti al contrario. Vabbè, perché di qui non è che sia facile caricarlo, c'è altro albero. Non dirmi che è lungo anche questo. Non è, no. Ma è quello che c'è anche per Eurotrack, l'hanno tipo magari convertito? No. Ross Modding, gli ho chiesto, ma mi ha detto che lui non. Che lui, che è un suo admin, hanno chiesto per poter, ma ha detto che non gli risponde. Mannaggia, mannaggia. Ma quello dello Scania? Ma perché l'hanno modificato loro? Sì. Ah, ma aspetta, no, 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 sì, sì o no? Sì, io ti ho parlato, No, ti no, parlo sì, io, va che bene. sia, cosa? Beh, allora potrei fare una provetta a vedere, perché in teoria quelle cose lì sono abbastanza semplici, basta mettere texture, prenderlo dal man, che io ho il man forestale, ce n'è tante di quelle mod. Prendi il pianale, io ho visto che c'era uscito tempo fa uno Scania serie 5, che si poteva arrivare praticamente ad avere solo il pianale, vedere se riesco a farlo io. In teoria non è per niente difficile, cioè ci vorrebbe un po' di voglia più che altro, e un po' di tempo, perché poi lì ce ne vuole tempo. Dai, ma il prossimo camion che compri sulla TS2 sarà uno Scania? Sì, sarà un R420 Highline. Anche se sinceramente adesso ho visto dal changelog che RJL ha rework sì, sarà cabina, quelle cabina bassa saranno fatti meglio, come in realtà così sembra un incrocio tra un Highline e una cabina bassa, saranno fatti meglio, per cui sinceramente no, però cabina bassa non mi sembra il caso. Prenderò una Highline, mi sa. Ah, tempo fa mi hai detto che provavi a mettere il tuo atelier su farming, hai provato? Ho provato a cercare come file, praticamente, ho cercato su internet se c'era una mini guida che almeno dicesse come fare, ma sinceramente non avendola trovata non mi ci sono neanche messo, perché comunque il modello, essendo quello, si può fare, perché il modello c'è, è che non lo so. C'è gente che l'hanno fatta, adesso quelli che l'hanno fatta, ho presente il creatore che ne ha fatto 3 o 4 di Scania importati da ETS, vi faccio anche vedere tutti, 4 euro, mamma mia, vanno giù come tutto. Per esempio questo, poi questi qui, questo di nuovo e questi due sono stati importati da ETS, penso si capisca. Per cui, e anche i Volvo, sicuramente anche i Mercedes. C'è un modder che lo fa, si chiama, è un francese, uno non lo Vedi so. su Scania Bianco che si è passato. Chiedi? Lo Scania Bianco col muso nero. Aspetta che devo ritrovarlo. Lo Scania bianco col muso nero. Questo. Aspetta, un attimo che lo vedo, eh. Se è quello. FT Modding, bravo, quello francese che fa tutte le mod anche per Questo qui la. no? Blue Yang 240.000 euro. È uno dei più fatti bene che ci sono qui su Eurotrack. Ti ha aggiunto la gru del vetro. È un pochino diverso, sì, ma la serie prima. Comunque sì, più o meno uguale.
quello che intende il simbolo streamline. Sì. Sì. Volendo potrei provare. Non assicuro niente a nessuno. E se poi riesco, devo anch'io chiedere i permessi per pubblicarlo. Per cui non so quanto senso possa avere, perché se non risponde a loro non so se risponderà a me. Quindi non so se è lo stesso modder, però se è lo Scania che dico io. Poi posso fare un serie 6. Ciao Daniele, puoi entrare, sì. Non è Daniele, sono Ah no, perfetto, io mi immagino già che sia. Vediamo. Sarà quella che ho visto io, foto, sai, Simo? Questo contenuto non è al momento disponibile. Sì, io. comunque l'ho vista una Vai. foto, era tipo in una discesa, qualcosa del genere. No. Scherzavo. Il guarda, è uno Scania rosso. Poco Rosso. lampeggianti, sì. Ah, allora no. Niente, il gasolio si è un po' a secco. Eh sì. Cioè, Ross mi ha detto che visualizza ma non risponde. Ah, ecco. Cose più noiose sono quelle. Se mai uno non visualizza, ma visualizzare e non rispondere proprio è una delle cose che mi dà più fastidio. Allora. Lo guarderò dopo, eh. Diamo un attimo una salvatina. Salva, sì. Anzi, perché ho paura che se lo guardo adesso non è che cade. Ho paura che se lo guardo adesso mi lagga live. Abbiate pazienza un attimo, che guardo almeno di cosa si tratta. Presentation la TRS Band. No, aspetta, togli l'audio. Sì, è questo qui il modder. Sì. Ah, wow. Bello. E quando ha pubblicato sto video? Il 3 luglio. Wow, non vedo l'ora. Non vedo l'ora che esca una cosa del genere. Perché sinceramente è una cosa abbastanza bella da poter fare. Ok, comunque possiamo partire. Quel tronco lì non mi piace assolutamente. Infatti lo metterò bene prima che cade, poi mi tocca fare il doppio del lavoro. Possibilmente non cerco di mettere su quello e ne faccio cadere altri 6. 6, 16. Ok, più o meno, dai, più o meno. 9 dell'ora della. Sì. Anche quella. Speriamo, speriamo in bene. Dov'era la salita? Qui. Ah, bello carico, non so quanti quintali avremo su, ma cado in ben fatica. Questo boschetto qui l'abbiamo pagato. Sinceramente non l'abbiamo pagato perché l'abbiamo affittato, però ci sta facendo guadagnare, cioè almeno ci ha tolto dal debito. Dopo questo scarico, meno 1 euro siamo. Dopo questo scarico riusciremo a restituire completamente il debito. E poi ci mancherà da restituirlo sull'altra mappa, no, l'unica era questa, eh? Non me lo ricordo più. Mi sembra di avercene anche su un'altra mappa. No, questo basta. Avevo paura che mi tirasse giù tutto. Piano, piano, prendi la curva dolce, molla un po' l'acceleratore. Potresti anche affittare una tri. No, aspetta, là. Forse ho tolto quella mod. Sì, in effetti. La trincia, sì, ma prima bisogna comprare il biogas. Che dici tu? Non sta in macchina? No, penso qui io. Non sta in macchina, mi ha comprato il biogas prima. Basta ricordi? Fermati. No, il biogas l'abbiamo comprato, sì, ma.
No, Sì. no, bisogna fare la puntata per Ma non comprarlo. mi pare. Hai ragione. Eh sì, l'avevo fatta, ma non si acquista il BGA, mi pare. No. Controlliamo. Buddy joined your channel. Ciao. Yay. Buonasera. Buonasera. Non mi fa saltare. Ok. No, mi sa che non si. No, in effetti non si compra. Allora mi confondo con qualcos'altro. Allora potremmo farlo, sì. Affittare una trincia. Perché io a volte mi dimentico proprio di che c'è la mod per affittare. Per cui è quello il problema. Affittare. Ma avevate detto che avremmo comprato poi la Rost. No, Rost, ma la FR850. Per cui magari vedremo già di affittare quello. Vediamo quanto pesiamo. Pesiamo. Mettiamoci tutti dentro, sennò poi pesa di meno. 17.248 kg. Ovvero se sono 17.400. Così poco. Oh. Contrattore tutto mi sembra troppo poco. Sono 17.000 kg. Sono 170 quintali, 170 quintali, tutto mi sembra un po' poco, non so. No, Dan è una serie tedesca, non avete acquistato il brano, sì, vabbè, sarà il correttore, perché non avevi abbastanza soldi, mancavano 3.000 euro, ciao Daniele. Allora, sì, hai ragione. Comunque ci siamo arrivati vendendo, poi magari vi metto le screen sulla pagina Facebook o qualcosa del genere. Nell'episodio come uscirà domani comunque ne vedrete. No, domani esce questo episodio. Allora no, come non detto. Siamo tutto. Oh, finalmente siamo senza debiti. Che No, bello. gliel'ho fatta. Comunque, abbiamo fatto una carica. Il carrellone, il Gal Trailer ci abbiamo fatto 4 piani. 4 no, Simo? Sì. 4 piani di Quattro. casse per fare prima. Quattro se non è cinque. Sì, qua. Mi sembra che avevamo fatto tre file piene e poi abbiamo messo l'ultima cassa come quarta, che poi è caduto. Sì, perché quattro file e la quinta mi sa che era un po' troppo alto. Fai un Sì, metro io per ho più cassa, sei vicino. metri, era un po' troppo. Un metro di carro. Beh, allora sì, si potrebbe anche affittare una trincia. Vediamo adesso appena finiamo di arrivare qui. Arriviamo al biogas, alla legna, al Ok, bosco, non non nella riuscivo a dirlo serie qua. tedesca, non l'avete acquistato in luogo per il nuovo di appuntamento. Siamo 2000 euro. Ciao Daniele. Poi, però, stavo leggendo. Capito? Sì. Adesso che siamo arrivati qui voglio vedere quanto ci costa una trincia. Da affittare ovviamente. Sarei anche già stufo io di fare legna, ma in effetti ci servono i soldi. Allora, vediamo un pochettino. Raccoglitrice. La trincia ci costa. Dipende che cosa trinciamo. Vediamo un po' come no, come siamo messi a campi. A parte che nevica domani. A campi siamo messi prevalentemente. No, quello lì non c'è già più. Frumento, potremmo fare triticale perché mai ce n'è davvero poco. Ce n'è tre campi, tra cui uno è il nostro. No, non è il nostro, scusate. Tre campi. Secondo me potremmo fare triticale di frumento, che abbiamo 1, 2, 3, 4 campi. O comunque anche orzo. O sono barbabietole quelle? No, sono barbabietole. Per cui mi sa che vediamo un po'. Abbiamo anche delle offerte, vediamo un po'. No, non mi interessa. Questo qui potrebbe tornarci utile. Però ci serve forse anche la pressa quella piccola. Dov'è che sono? 9.000. Sì, 30 cavalli, ma questa qui, ragazzi, sarebbe quel da usare tutto questo pack di cose piccole che io ho. Nella serie che sarebbe stato bello fare la serie sulla Old Stream con queste mod qui piccoline. Tipo questi, questa,
Poi un sacco di roba piccola. Comunque sarebbe stato bello, però Sì, purtroppo sono, ho già troppe serie iniziate. Non mi sembra il caso. Ah, giusto. dicevamo, raccoglitrici. Giusto, Faccio. giusto. Ah, per ora ci dice 1000. Com'è? Overdraft fee. Price per hour. Ah, ecco, infatti. Vediamo un pochino. Potremmo affittarla per, facciamo 5 ore. Se 6.400 euro. E invece se prendiamo anche questa 6.400 più 580, sì, facciamo sui 6.000, 10.000 euro. No, 6.000, non mi ricordo già più quanto ho detto la seconda. 580? Sì, no. Sì, 580 e l'altra. Mi sono già dimenticato anche l'altra. Questa era 6.400. Sì, allora con 5.000, con 7.000 riusciamo a prendere tutto. Per cui banca. No, no. Riusciremo anche a prendere tutto. Ma ce la faccio agganciare? No, non riesco più a sganciarlo. Tanto ho lasciato Ah, anche la. Ho yeah. lasciato anche la PTO staccata, ma comunque me lo fa scaricare lo stesso. Ok, allora andiamo a agganciare questa così. No, vabbè, comunque è andata bene lo stesso. Allora, vediamo di fare qualcos'altro perché mi sono anche un po' stufato di fare legno. Ma qui abbiamo la strebbia. Pagamento. Strebbia, il pettine è là. Abbiamo fatto un carico di legna alla fine. In 40 minuti abbiamo fatto un carico. Quello che io faccio in una puntata di 20 minuti l'abbiamo fatto in 40 minuti. Vabbè, ci sta come investimento. Sì, ci sta, ci sta. Se poi. Però poi dobbiamo prenderci. No, mi sembra che. Non lo so, aspettate che adesso ci guardiamo. Attaccati. Vediamo di attaccare il pettine, adesso non è già attaccato. È già attaccato. Mettiamo la super velocità. Andiamo a vedere lo store. Se mi sembra che l'avessimo già comprata la pala. Non so dove sto andando. Ok, di qui. Sì, infatti c'è la pala. Mi sembra che ci fosse anche qualcos'altro qua dietro. No, c'è una bandiera della Liber. Va bene, va bene. Allora. Dai, co cosa possiamo fare? Ci mettiamo a trebbiare? Facciamo qualcos'altro? Io non ho più voglia già di far legno. Ladrino. Il ladrino già fitta. Ma quello lì volevo farlo in una puntata. Ah, sì. Allora mettete a sommendare i gambi. Aspetta. I nostri campi come sono messi? Questo è già seminato, però sono da concimare, mi sa. No, sono già concimati. Sono tutti e due seminati e concimati. Animali come stanno? Non ce n'ho. Ecco, quanto ci costa la mix feeder? Questo 119, questa è finta. 120.000 euro e. Io ragazzi penso sarà il prossimo acquisto che farò poi. Perché comunque ho visto che si può affittare, farsi spedire, diciamo, gli ingredienti per fare la razione mista. Per cui diventerebbe anche abbastanza utile.
L'unico problema sarebbe il trinciato, il filato. No, beh, adesso che abbiamo tolto il prestito non voglio subito farne un altro. Ecco cosa potremmo fare. Cercare le monete d'oro. No. Passatempo. No, prego. 41 di 100, a parte che dopo 10 non ti compaiono sulla mappa le monete d'oro. A me non sembra di vederlo. Comunque potremmo vedere poi cosa ci sarà nel 2017. Se ci saranno anche lì le monete, i ferri di cavallo, perché nel 2013 c'erano i ferri di cavallo. Qui le monete vedremo poi nel 17. Dove? Le uova. No, perché? So che quando è chiamato si dice. L'avuto là, eh? Ma poi se abbiamo le galline mi sa che diventerà un problema nasconderle. Allora. 200.000 litri. Eh sì, l'avevo fatto. L'avevo fatto anche nella serie Funghi. scandinava. Questa cosa qui di trovare tutte le monete d'oro. E ora, sinceramente, vorrei provare a prenderne ancora qualcheduna, perché io mi ricordavo che dopo un tot ti davano tipo il. Te le segnavano sulla mappa, ma io non. Ne ho prese un po', ma non me le segna sulla mappa. Cioè, 41 dovrebbe essere quasi. Quasi metà. Cosa, Niente, Simo? niente. Vabbè, ah. Comunque, no, te sento in DS, ma sulla live non te sento, Non so cosa dirti, Simo. eh. Se loro mi sentono, hai provato a aggiornare la pagina? L'hai Sì. tolto? L'hai smutata la live, vero? Sì. Non so cosa dirti. Davvero, questa cosa possiamo comprare? 789.900 euro. Ciao. I pannelli solari, ecco. Una cosa che mi sembrava costasse 100. No, La Madonna, il capo. 50.000. E dov'è che ce ne metterebbe? Ah, qui sopra. Ok. 43, abbiamo già preso due monete d'oro. Dai, su, cosa facciamo? Ehi. Con cosa? La trebbia, ma in trebbia. Aspetta un attimo che è passato qualcosa, non ho capito. Ripeti un po'. Magna trebbia. Qui cosa? 56.000. Andiamo a trebbiare un campo che sia di non frumento, quindi orzo per forza. Orzo o colza? Potremmo trebbiare il 7. Andiamo al 7. Cioè, almeno colza se ne fa poca, magari riusciamo a farci stare tutto sopra, anche se mi sembra molto strano. Via tutti i danni qui. Ok, io sto ancora aspettando una serie mai iniziata, trasporti decisionali. Se ti ricordi. Ma io mi ricordo di una serie che, cioè, mi ricordo che avevamo fatto in un live, una serie tipo, cioè, in un live avevamo fatto tipo trasporti eccezionali, però non mi ricordo di aver mai parlato di serie. Ma poi su Eurotra, su Farming. Farming o Eurotruck, che non ho ancora bene capito. Mi ricordo che il primo live che avevamo fatto. No. Il primo l'avevamo fatto a trebbiare il campo 30. E il secondo forse che avevamo fatto tipo trasporti eccezionali nella Alpental. No, nella The Alps. Dai, sempre in mezzo alla strada. Poi adesso che nel 17 ci sarà anche il traffico in multiplayer. Dove va?
campo 7, dov'è? Qui davanti. Ah, eccolo. Dove sarà l'entrata? Ah, questo qui è quel campettino là che c'eravamo entrati dentro col trattore, forse, mi sa. Era un video chiaramente. Io direi che il carrettino lo appoggiamo qui. Cioè, via, lo appoggiamo, lo mettiamo Madonna. qui. Magari non davanti all'albero, che poi con la trebbia facciamo casini. Sì. Con È sto troppo. disastro di trebbia. È troppo, Ma è il cartello che mi ha spostato. Sembra di aver visto il cartello che mi ha spostato. Ok. No, ma perché? Ragazzi, sto cavolo di joystick me ne devo prendere un altro, che questo mi fa diventare davvero matto. Io ci schiaccio i tasti e non funziona. Ogni volta ce li devo distruggere e devo dispiegare l'attrezzo, giustamente. Oh là. Iniziamo intrebbiatura colza. Sono uscite su Modoster le tracce, no, le tracce, le texture per la trebbia, per la Chopped Straw, ma sinceramente non so cosa cambi, per cui aspetto ad aggiornarlo. Che una delle ultime cose che avevo cambiato erano i sound del della GPS mod, e alla fine sono stati una pazzesca, perché erano più belli quelli di prima. Ma Daniele c'è sempre. No, non parla mai. Quindi mi sa che non ci sia più. Il campo Ma che 19 da mutante. dove parti per questa serie? Quello dietro di te. No, il campo 19 da dove parti questa serie? Non ho capito. Da dove parti questa serie? Ah, il primo campo che ho trebbiato, dici? Sì, forse è il 19 il primo campo. Non mi ricordo se qui avevamo la TC o la Comia, la Sampo. Ma forse la Sampo. Ecco, ma avete anche chiesto la mod che mi dice là in basso a destra qual è il primo campo che trebbiasti. Ah, forse io non sarei in grado di scrivere trebbiasti. Comunque, ok. La mod che ci dice il fruit type che abbiamo comunque, e io non so come si chiami, l'ho trovato in un pack, nel pack della SS, no, S Old Streams Map, la come, ma ti ricordi tutto, ma non c'è gusto, e non mi ricordo niente. Cosa ho mangiato tipo un'ora fa? Aspetta. Io come mi chiamo? Ah no, quello lo so, quello lo so. La cosa Ecco. un pochino bruttina, diciamo, è che su questa mappa abbiamo le texture originali. Ed essendo le texture originali e la trebbia originale, non capisco perché sono di due colori diversi. Le animazioni sul pettine. Cioè, almeno farli uguali, cioè si vede tanto che è finto. Non ci vuole tanto, e tutte e due sono originali. Cioè, il colore della colza così, no. Configurazione streaming cattivo. Perché? A parte che ti dovresti fare gli affari tuoi, te, che io non ti ho interpellato. Bitrate. Oh. Sì, che io riesco a Oh. tenere il bitrate a 3200 in streaming, sì, credici. Ragazzi, la connessione che ho adesso mi permette di fare questa qualità. Di più non posso fare, per cui... Cavolo. Cavolo. Aspettate che devo controllare una cosa. No, ok, per fortuna si sta salvando. No, ok, non mi ricordavo più se avevo impostato di salvarmi il video per poi ricaricarvelo su YouTube, ma ve l'ho impostato. Non ho capito in che pack
Nel pack della Old Streams Map, la mappa quella che avevamo per la serie pentole. Cioè fammi. 14:56. Fosse stato così oggi, no? Questo sono impronte di John Deere. Ragazzi, un pochino in mezzo al campo, ma giusto poco, eh. Non si vedono quasi neanche, mamma mia. Abbiamo fatto più di due giri attorno e siamo solo al 64%. A parte che oramai ci sto perdendo l'abitudine, ma io nel 2013 praticamente giocavo sempre con la Density. Passando dal 2013, beh, anche qui dal 2015 ogni tanto la usavamo. In qualche serie l'ho usata, tipo nella serie scandinava la usavo sicuro. E poi anche in qualche serie multiplayer l'abbiamo usata, Simo, Daniele. Nella Gamsting mi sembra di sì. Ora sicuramente Christian tu mi dirai, l'hai usata lì, là, al minuto, sì, il giorno, all'ora, al secondo, perché tu ti ricordi sempre tutto, io purtroppo vorrei averla la tua memoria, ma non ce l'ho. Comunque mi sembra che l'avessimo usata un po' di tempo fa. E là, De Nero, dove l'hai trovato? Quello. L'ho trovato praticamente su Modoster in Gamsing e in Belgio, perfetto. Grazie. L'ad nero l'ho trovato in una mod su Modoster che si chiama multi overlay ad, no, come cavolo si chiama? Se avete un attimo di pazienza ve lo dico subito che la vado a cercare. Allora, andiamo a vedere qui. Notifications. Non pack roads. Learn. Add. Non mi ricordo più. Multi overlay add forse. Add-on. Questo. No. Sinceramente non me lo ricordo come si chiama. Qui sarete qualcuno di voi che mi commenta il video. Se avete ancora un attimino di pazienza, vado a vedere tra le mie mod se trovo come si chiama. Add. No, dov'è? Overlay. Non lo so, poi comunque te lo farò sapere, appena mi viene in mente. Per cui te lo dirò, te lo dirò. Daniele Moretti, Daniele ti ha taggato in un posto. Ah, e comunque c'era anche un vostro commento. No, perché io guardo il telefono e vado storto? Non lo guardare il telefono, dopo a capire i posti, eh. Vai tu. Dai, perché ogni volta Oh, devi qui sta sul scendere, posto perché tastino sennò. del cavolo? Comunque. Vediamo di rispondere a un commento in diretta. Allora, praticamente, Leonardo Savino mi ha scritto: quando sei pieno con la trebbia, magari vai su ETS. Va bene. Delle varie mods per lo scan di aria da JL, dove le trovate? Oh mamma mia. Questa è una delle tipiche domande a cui io mi spavento quando le leggo. Perché ho tipo. Poi vabbè, gli risponderò anche nel commento. Ho tipo più di una decina di mod per lo scanner di RJL, per cui con la calma poi gli dirò di guardarsi i video precedenti dove lo dicevo. Allora, la trebbia è piena. Ah, salviamo la Sono andato in partita. pace. Usciamo in modo brutale, pre-roll, mettiamo un attimino questo, il tempo che sistemo. Sperando che parta tutta la prima, compreso il track IR. Chi è che scrive? Sera, ciao Daniele. Dove gli do?
andato. Daniele, non ho capito il tag che mi hai. Cioè, non ho capito il senso. Perché quello lì, se, almeno io da quello che ho capito, è quello che ha detto il proprietario del 930 vari TMS quando Aspetta, si è ripeti un rotto. attimino che non ho Ah. capito. Allora, TMS, ok? Sì. Ok, il proprietario ha detto il significato di TMS quando il suo vent si è rotto. Capito? Ah, ho capito. Trattore. Capito, capito. Non mi ricordo più quello che c'era scritto. Io sì. Allora, quando sei pieno con la treppa magari. Ah, quello là già. Tipo, io ci ho messo un'ora a scaricarmi tutte le mod di ETS grazie al video che mi hai fatto privato. Se partisse Eurotruck, però. Ok, è partito adesso. L'ho invocato. Vediamo se riesco a cambiarvi subito finestra. E senza farvi vedere troppo schermo nero. Ok. Non ci ho pensato a far vedere tutte le mod adesso in live. Comunque quel video privato, se per quello, l'ho anche cancellato. Per cui spero non. E vabbè, al massimo ne farò un altro. Sì, ok, comunque si vede. ETS. Speriamo che il track IR parta, non Passa. c'è neanche tanta luce, per cui speriamo che non dia problemi. È come la scorsa puntata. Ecco il nostro fantastico. Sì, ho visto che non avevo più link. Ecco il nostro fantastico, stupendo camion, proprio la roba più assurda. Eh? Dove va Sibo? Allora, tanto quando la aggiungi lo dici in un video solitamente. Sì, infatti. Allora, vediamo se riusciamo a partire senza fare danni. Allora, noi dobbiamo andare a Torino. Leroy Merlin, quindi una ditta anche italiana, almeno. Dal nome non so. What the fuck? Che voce. Simo, metti un po' la voce normale, per favore. Crew. Sì, comunque Buonasera. è un plugin di TeamSpeak, ogni tanto la mettiamo. Si chiama Clownfish. Pesce pagliaccio. Non so neanche cosa stiamo portando, oltretutto. Granuli di plastica. Questo in genere ha un carico molto pesante. Allora, io non sono neanche alla distanza giusta col volante, non sono niente, per cui per non farvi aspettare troppo nel live ho perso un po' di tempo. E ovviamente poi viene rosso. Bene così. Sarebbe meglio cambiare. Scusate un attimo se voi vedete qualche stramberia. Se però voglio cambiare il titolo. Allora. Non passi più. Ruscio. No, l'ho messo il manettino. Invece che toglierlo. Ok, vediamo di non andare troppo contromano. Dovrei aver cambiato il titolo, dovrebbe essere tutto contento. Scusate ragazzi, sti motorini che passano, cioè, davvero. È una cosa assurda. Ah, In realtà non si è sentito niente. Ho sentito solo il telefono. perfetto, meglio. Qui ovviamente ci devono mettere i DOS perché sennò non sono contenti. Magari vai nei crediti e fai vedere più o meno come farai il Serie 5. D'accordo. Allora, crediti. Configurazione camion. Praticamente il camion che mi voglio fare io sarebbe così. Destinazione Destinazione? Torino. Tutto a nord, direzione Torino. Comunque adesso ne riparliamo. Allora, 4,20 euro 4 ci Va bene. vorrebbe. Euro 3, euro 4, euro 3. Comunque va bene anche questo, che consuma meno. Trasmissione ci metterò questa. Qui io vorrei metterci questo.
5 Series New Gauges standard. Sì, questo. Colorazione white. Ma 500 cavalli non esiste? Quanti? 550. No, Scania non ne fa 550. Arriva al massimo fino a 730, fa 520 e 560. Allora. Allora, praticamente ti sei perso, che eri a bagnare l'orto, ti sei perso Ah, da qua. che... Stava da qua. Ti sei perso niente, che siamo passati su Eurotruck. No, queste qui con la vernice mica ci stanno meglio. Forse sì. No, no, perché? Ho sbagliato. Questo. Ma se lo muso lo fai viola. Invece lo sai tu grigio, nero, blu. Non so quanto possa essere bello. Viola, non lo so, Simo. E cammina, lo fai arancioni, vedi, no? E cambia. Adesso vediamo. Allora, allora, ok, grazie, continuo il viaggio di oggi. Sì. Qui ci vuole questo. Ma ora il colore della tua dita è bianco o è per risparmiare? È la seconda per risparmiare. Comunque qui non si vede il budget, ma sono sui 160.000 euro. E questo sarebbe il camion come lo vorrei io. Adesso faccio versione come direbbe Simo. Vediamo. Custom 1. Simo ha detto di farlo viola. Vediamo come viene viola. Simo, ti piace così? Allora, poi qui questo. Poi qui Real. Ma India, secondo me, ti distraggo un attimo. Sono Daniele stai lagando, non si onesto, vediamo. capisce. Vabbè, niente. Sì, da fighetta proprio. Sì. Originale, no, due. Originale 1, che la serie 5 non aveva sti pezzettini di plastica. E qui aveva. Da Africa porno perché? Da Africa porno. Viola non è male, ma meglio il nero. In effetti il nero. Beh, in effetti però c'è la mascherina, volendola mettere nera. C'è proprio il nero, ma non voglio farlo Vabbè, vabbè. troppo tamarro. Lo Scania da cioè non è male, però voglio cercare di tenermi Vabbè, sullo stile per cambiare. originale, insomma, che Vedo qui. era questo, non me lo ricordo già più. Andrea Maniero non mi sembra adatto per un 420. Allora, o così, vai, c'è ancora qualcosina da vedere, che io la metterei subito almeno, poi andiamo direttamente senza perdere troppo tempo. Le ruote nostre, più questo, più questo, più questi qui, facciamo, più questo qui. Poi dietro, gloss, questi, più questo. Poi, cos'altro manca? Penso basta. Ecco, o è così che verrebbe, oppure verrebbe, vediamo se riesco a farlo in modo... No! Ah, beh, in effetti. O, vabbè, o tutto col grigio, o poi col bianco qui davanti. E sono molto indeciso, è bello sia in un colore che con l'altro. Forse... Boh. Non so, non ne ho la più pallida idea di come farlo. E se invece fosse a farlo un R.I. Glyne, no, scusate, un G.I. Glyne, sarebbe molto più bello perché abbiamo il telaio
ribassato. Vabbè, poi low deck, ora non ne parliamo. Comunque te l'hai ribassato, è molto più bello. Per questo io voglio aspettare la nuova versione di RJL. E invece proviamo a vederlo ancora l'ultima volta grigio. Sì, più o meno siamo lì. Qui non so se chiudere anche l'altro buco o lasciarlo aperto. Potresti fare un G440 come quello dell'amico. Ma quello lì poi è streamline. G440. Io non ne ho mai visti, sinceramente. Il badge non so se metterlo. Non è che me lo sono dimenticato, non so se metterlo. Meglio bianco. Ora vediamo. In teoria tanto sono 500 euro super giù, magari lo mettiamo davvero bianco. Qui stiamo lasciando Venezia. Beh, allora viaggettino cortino proprio. Beh, mamma mia. Perché devo guardare la chat e poi mi pianto? Beh, pensavo più corto, sinceramente, per la strada che abbiamo da fare. Se vedo bianco meglio. Allora lo prenderemo bianco, dai. Comunque, cosa ne pensate di questo fantastico DAF? A buon intenditore ha capito la pronuncia. Cosa te ne pare, Simo, a te di Eurotruck? Te, Daniele? Eurotruck come gioco e Eurotruck come cos'altro? Eurotruck nel senso come gioco? Oh, cioè, alla fine vai sulla strada, cioè, tiri due palle e poi. Oh, io ci gioco una volta ogni tanto, non so com'è. A parte Simo. No. Simo lui si Porco astiene sì. direttamente. Allora, aspettate che adesso faccio questo svincolino, poi leggo tutta la chat. Dai. E in che marcia devo salire? Ma non si può neanche più salire di settima qui. Basta che ho un zoff. Però, boia. Allora, sì, intanto io scusate un attimo, ma devo girarla un pochino la testa per vedere il portatile. Da buttare senza offesa, no? Guarda, se non si offende lui, io non mi offendo. Meglio un P3 e 80, sì, in effetti. Meglio lo Scania che il Daffari. Daff, sì. Sarà il correttore. Ma io resto dell'idea che con chi non modda ETS non capisce niente di ETS. In effetti, senza le mod è molto noioso. È un 4,10 di figura. Più o meno, secondo me ha invertito i numeri, da 4,10 a un 140 sto qua. E che è nuovo. Ah, comunque non so se avete visto il discorso che su Farming Simulator 17 poi ci sarà il discorso dell'usura mezzo. Sì, usura mezzo, dopo le 600 ore si paga di più e te lo valutano di meno e qualcos'altro. A parte che 600 ore. Io spero Poco, che. niente. Eh? 600 ore almeno, io 600 ore con un trattore le faccio in un anno. Sì. Un anno almeno fuori dalla garanzia sono 3 anni, almeno 1800, 6x3, 18, sì, almeno dopo 2000 ore dovrebbero cominciare a svalutarlo. Pare che comincia subito a svalutarsi, però con i costi di gestione un po' più. Un Ma hai presente po' più com'è sullo farming? 2000. Su farming non ci lavori come nella Sì, realtà. vabbè, 2000 ore non ci arrivi neanche se arrivi ad 80 anni a giocare a farming. Però vabbè. Io mi sembra al massimo di aver fatto 50 ore. No. No. 48 sul fend della serie terzisti, quella ancora in prova, forse. Comunque erano davvero tante. E secondo me 600 sarà. Ci sarà almeno un moltiplicatore perché 600 ore sono troppe. Secondo me non ci arriva nessuno. Secondo me la Giant si sta risvegliando.
E poi i soliti carichi di... Poi mappa abbastanza piccola. Sì, in effetti. Sì, la Giants, secondo me, vedendo Cattle and Crops, gli è venuta un po'... Gli è venuta. Adesso sul tuo salvataggio in Scandinavia ho 935,20 ore. Wow. E cosa ci fai bene su quel salvataggio? Io dopo 200 e qualcosa ore non sapevo più cosa farci. Ma poi ci continui a giocare tuttora? Spero che tu non giochi solo lì perché... Pensate a quelli che giocano su... A parte che... Giusto... Daniele, quando era che mi hai detto che uno mi aveva scritto sulla pagina Facebook? Ieri o l'altro ieri. Ieri o l'altro ieri mi ha scritto uno, che comunque puoi anche rispondere te, guarda quel T8. Mi ha scritto uno che gli hanno comprato il... la PS3 con Farming... No, gli hanno comprato Farming 15 per la PS3. Vabbè, tra un po' uscirà il 17, comunque quelle sono scelte sue. Ma chi compra Farming per console? Cioè, ma che schifo! Avere due mappe. Metti 3 se compri il DLC, ma non so se neanche il Gold Edition è per console. Cioè, due mappe, 2 anni. Che cavolo ci devi fare? Poi non hai di mod, ma sai che rompimento di sbalottes. Sì, perché tu avevi fatto circa 875. E io le altre. 800? Io mi ricordo 200. No, anche su altre. Ah, ecco. Cattle and Crops toglierà un po' di cliente della Giants. Lo spero. Sinceramente lo spero. Perché non è una casa produttrice come la SCS, che se togliessero clienti mi dispiace, perché comunque sta molto dietro alle esigenze del giocatore. Ma la Giants sinceramente me ne frega poco, perché ne faccio anche a meno di giocare a Farming, ecco. Se mi fanno un simulatore simile. Cioè, non è che sto tanto a vedere la concorrenza, non è che mi ci affeziono io alla Giants. Se uno fa il gioco migliore, io prendo e me ne vado, ci dico ciao alla Giants. Qui c'è il divietissimo di sorpasso. Speriamo questo Iveco, anche chiamato Fiat. Ok, ha bugato il salvataggio. Può essere perché mi ricordo 200. Ora, comunque poi ci andiamo a vedere. Su console hanno fatto le mod che trovi sul sito ufficiale. Sì, ci sono, ma un po' un casino. Hai 7-8 mods, mi pare. Cioè, davvero una miseria. E comunque te li devi far bastare per 2 anni. Secondo me, giocare su console. Per carità, io non ci ho mai giocato, ma c'è un mio amico. Che lui aveva farming su console. Ah, farming su console. E praticamente, quando è venuto qui, gli ho fatto vedere com'è su PC, le mods, la grafica e tutto. Praticamente è rimasta a bocca aperta. Per cui magari loro si accontentano. Io mi lamento che ho su PC, che ho tutte le mod del mondo. Su console hanno fatto. Ah, sì, l'ho letto. Quando fai la prossima live? Lo dirò nei video comunque. Adesso sinceramente non so perché. Beh, ci credete che io ho visto l'ombra, pensavo ci fosse un palo in mezzo alla strada e stavo frenando. Comunque, Simo, cosa ne pensi di Diablo 3? Come gioco? Io non giraio, però però guarda, meglio le farming. Ecco. Perché, no, dico come grafica, eh? Sì, grafica, sì, quelli. È un po' meglio questa che quella di farming, capito? Sì. Ma sempre illusorio, vedi che l'ombre, capito, sta roba qua, Sì, solo una figata, nuvioli, guarda un po'. nuvioli, la nebbia, roba qua. Ciao Cristian, buonanotte. Grazie altrettanto, buona strada e occhi vivo Buonanotte. sempre anche a te. Comunque, è Allora, se uscito. farming lo fa così,
e quando piove li cambi se pannano all'acqua. Ma dai, io penso che scapperà che cosa? Vedremo. Adesso tempo fa è uscita una mod per quanto riguarda per adattare il track IR a farming. Sinceramente io non so se metterla o no, perché potrebbe essere utile, solo che poi se uso la visuale di fuori non so quanto potrebbe tornarmi utile, insomma. Guarda questo che mi fa frenare. Al momento gli entro dentro, sto schifo di mondeo che c'ha sto qua. Cioè, c'è il restringimento della strada, sto qui si deve fermare. Ma io non lo so. Quanta strada ci manca? E che cos'è? Ok, ci fermiamo a questo parcheggio e mi sa che concludiamo qui la live. Abbiamo fatto circa... no. Hanno anche cambiato gli add in FS. Ho visto da una delle ultime screen che hanno tipo i puntini al posto del segno per la velocità. Ho visto. Non sono cambiati molto da questi che c'è adesso. Guarda qui che fanno gli incidenti. Guarda incidenti. Quel mangia gnocchi lì. Che incidenti hai fatto che io non lo dicevo? Praticamente non l'ho fatto io. Un altro che ha tagliato una strada alla macchina. Guardalo! Ma guardalo sti imbranato. Va di là, poi viene di qua. Ma vai a quel paese con quel liveco. Ma va in culo, va. Te possa pigliare una paralisi. Porti una cisterna che è più grande del tuo camion, non lo so io. Sì, comunque stavo dicendo che... Andiamo di qua. Il TPS? La paralisi. Poi non so, magari potrei fare un altro un altro video per quanto riguarda le news sul 17. Non lo so, adesso poi comunque vedremo. Perché quello che ho fatto ultimamente è che comunque ne parleremo domani un po' meno dettagliato del previsto. Niente ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, anche se adesso in live c'è rimasto Simone89. Vabbè, comunque vi ringrazio tantissimo per la visione. Mettiamo questo qui. Noi ci rivediamo domani con un nuovo video da Dan. Primo. Un esame. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.